Bene, ciao a tutti, io sono Lorenzo e oggi parliamo dei template, in particolare in Wikipedia. Partiamo dicendo che i template sono uno strumento comune a tutti quanti i siti wiki, poiché sono offerti direttamente dal software MediaWiki, quindi ogni sito che è basato sul software MediaWiki offre come strumento i template. Tuttavia, oggi ci riferiremo soprattutto al mondo di Wikipedia. Dunque, i template in Wikipedia, cosa sono, come usarli e come crearli? Partiamo dalla domanda più importante: a cosa servono? Ovvero, qual è la necessità che ci ha spinto a crearne, che ha spinto gli sviluppatori a creare uno strumento del genere? Il problema principale, la funzione principale a cui assolvono i template è evitare di ripetere più volte lo stesso testo. Come potete immaginare, dovendo ripetere lo stesso testo, la stessa porzione di codice, per più voci, specialmente in casi come in Wikipedia, in cui esistono milioni di voci, possono sorgere problemi di vario tipo. Il problema di cui stiamo parlando è la duplicazione o la ridondanza, che se talora può essere vantaggiosa, come nel caso della sicurezza, nel caso dei backup, eccetera, altre volte può portare dei problemi. I problemi maggiori sono in dimensioni, in tempo e per quanto riguarda la coerenza delle informazioni che troviamo. Le dimensioni è il minore dei problemi, in quanto se dobbiamo duplicare molte volte il testo, questo creerà dei problemi di dimensione, ma piccoli, in quanto noi come contributori non dobbiamo preoccuparci, come spesso viene detto, di quanto grande è il contributo che stiamo portando, perché i server possiamo approssimarli come di dimensione infinita. Il problema più grande per quanto ci riguarda sono di tempo e di coerenza delle informazioni. Il tempo per cui scrivendo molte volte la stessa cosa, ovviamente consumiamo del nostro tempo. Invece, scrivendo, avendo a disposizione uno strumento che ci permette di scrivere qualcosa una sola volta e poi riutilizzare più volte la stessa informazione, ne abbiamo in vantaggio. Inoltre, utilizzando un template, sarà più facile modificare queste informazioni a posteriori. Quindi usiamo una volta sola il template in molte pagine e poi all'occorrenza basterà modificare soltanto il template per avere un riscontro immediato e automatico in tutte quante le altre pagine. L'altro problema a cui cerchiamo di dare una soluzione è la coerenza all'interno delle informazioni. Se noi vogliamo scrivere un dato in tante pagine e poi per qualche motivo questo dato verrà aggiornato in una soltanto delle pagine, avremo un problema di coerenza all'interno delle pagine stesse. Questo può essere un problema sia dal lato, diciamo, semantico, quindi dal significato dei nostri contenuti, e sia dal punto di vista, diciamo, della forma, dal punto di vista stilistico. I template danno una soluzione anche a questo problema. Quindi l'idea principale alla base dei template è scrivere il nostro testo o il nostro codice una volta soltanto. Quindi scriviamo il nostro codice, in questo caso specifico, nell'esempio che vedete, nella pagina B. Per esempio, viene usata questa parola chiave in informatica negli esempi foo. Scriviamo foo nella pagina B una volta soltanto e poi richiamando ogni volta questo testo nelle altre pagine tramite le doppie graffe e scriviamo il nome della pagina B, in tutte le pagine automaticamente apparirà il valore foo. Modificando una sola volta la pagina foo, questa modifica verrà riversata automaticamente in tutte quante le pagine che utilizzano questo template. Quindi i pro, come vedete, sono moltissimi e ne abbiamo già parlato. Quindi risparmiamo spazio, ovvero la dimensione del testo che stiamo scrivendo. Risparmiamo tempo, sia al momento della modifica e sia quando vogliamo modificare quello che abbiamo scritto.
Come ho detto, manteniamo una certa coerenza nelle informazioni che scriviamo e anche dal punto di vista formale, automatizziamo alcune informazioni, come vedremo più avanti, e poi semplifichiamo l'interfacciamento con strumenti esterni. Uno degli esempi più classici è quello con Wikidata, come abbiamo già visto già in altri webinar. È possibile utilizzare alcuni template che ricavano automaticamente dei dati con Wikidata. Il template semplifica l'interfacciamento nel senso che ogni volta che voglio ricavare in automatico un dato da Wikidata non dovrò andare a scrivere tutto il codice, a volte anche abbastanza complesso, ma mi basterà chiamare il template che lo fa per conto mio. L'unico contro dei template è che, soprattutto per crearli, ma a volte anche per utilizzarli, c'è una curva di apprendimento che per alcuni contributori a volte è particolarmente ostica. Bene, dopo averli introdotti iniziamo a vedere come si utilizzano. Prima di tutto vediamo come si riconoscono. Un template, come abbiamo già accennato, si riconosce dalle parentesi graffe. Quindi come se, come nel caso in cui, come nel caso dei wikilink, che inseriamo tra parentesi quadre, quindi se scriviamo tra parentesi quadre wikilink, apparirà un link che rimanda alla pagina Wikilink. Usando le parentesi graffe, invece, includiamo il testo di una pagina. Questa pagina si dovrà intitolare template due punti nome della pagina. Nel nostro caso la pagina è B, quindi se andiamo nell'indirizzo URL troveremo template due punti B. Invece nel nostro esempio la pagina che usa il template è A. E nel codice della pagina, questo sotto in bianco, troviamo scritto tra parentesi graffe B, che è il nome del template, e poi nel risultato, qui, questa cosa blu, sarà il codice contenuto all'interno del template B. Perfetto. Perché template? Quindi, se il nome della pagina è B, perché abbiamo bisogno di scrivere template due punti davanti? Template due punti è uno dei possibili namespace che possiamo trovare su Wikipedia. Altri namespace sono aiuto, due punti, discussione, due punti, Wikipedia, due punti, e così via, file, due punti, eccetera, eccetera. Ogni namespace raggruppa un certo gruppo di pagine in base alla loro funzione. Per esempio, tutte le pagine che iniziano con aiuto due punti saranno pagine di aiuto, ovviamente. Pagine che iniziano con discussione due punti sono la pagina di discussione relativa a una certa voce. Tutte le pagine nel nostro caso che iniziano con template saranno un template che può essere utilizzato tramite le parentesi graffe. Anche i template hanno una loro pagina di discussione. Tutte le pagine di discussione dei template iniziano con discussioni template due punti. Per esempio, il nostro template B avrà una relativa pagina di discussioni template due punti B, in cui gli utenti potranno scrivere, fare domande, proporre modifiche al template e così via. Bene, la maggior parte dei template non sono di tipo statico. Nel nostro esempio di prima, questo template è statico, in quanto viene mostrato un valore. E ogni volta che si usa il template con le parentesi graffe, viene mostrato sempre quel valore in modo statico, cioè al momento dell'utilizzo il valore non cambia. La maggior parte dei template invece sono dinamici solitamente. Un parametro per essere dinamico, ovvero per mostrare un contenuto diverso ogni volta che viene usato, utilizza i parametri oppure altre cose che vedremo più avanti. I parametri sono lo strumento più importante quando si usa un template. Per esempio, in questo esempio vediamo il template esempio con due barre verticali e dopo ogni barra verticale viene inserito un valore. Quindi noi chiamiamo il nostro template esempio e diamo come valori per i due parametri in input il valore 1, 2, 3 e il valore ABC. Per esempio, il primo valore potrebbe essere la nostra altezza, e invece il secondo valore potrebbe essere il nostro nome. E il template sa che con quei due valori ci deve fare qualcosa, sostanzialmente. I parametri possono essere di due tipi,
nominali oppure posizionali. Nei primi bisogna specificare il nome. Il nome del parametro. In questo caso nome è il nome del primo parametro e cognome è il nome del secondo parametro. Il vantaggio di questo tipo di parametri è che possiamo usare questi parametri in modo alternato, opzionale, quindi usare soltanto uno dei due, oppure invertirne l'ordine, eccetera, perché tanto il template si baserà soltanto sul nome del parametro. Il secondo tipo di parametro è quello posizionale, ovvero non serve specificare il nome del parametro, e questo è un vantaggio. Lo svantaggio è che i parametri devono essere necessariamente inseriti in questo ordine. Quindi non vediamo qualcosa uguale a qualcos'altro, ma vediamo soltanto il nome del template, barra verticale, valore, barra verticale, valore. Un workaround per invertire l'ordine dei parametri posizionali oppure rendere questi parametri opzionali e usare il nome, usare come nome il numero del parametro. Quindi, per esempio, se qui il nostro secondo parametro ha come valore rossi, possiamo anche scrivere 2 uguale rossi. Il primo parametro ha come valore Mario, allora possiamo scrivere 1 uguale Mario. Come vedete, in questo caso abbiamo invertito l'ordine. Bene, qui già veniamo a un punto dolente, il template bio. Questo è un template, diciamo, osannato da una parte degli utenti di Wikipedia, e invece denigrato e bocciato in toto da altri, quindi è un template molto controverso. Però è uno dei template, dei primi template con cui si avrà a che fare quando si inizia a contribuire. E serve, come si vede dall'esempio, per scrivere un incipit biografico. Nel nostro caso abbiamo preso l'incipit di Douglas Adams e, come possiamo vedere nella voce di Douglas Adams, uno dei primi template che troviamo è il bio. Nel bio troviamo tutte quante le informazioni anagrafiche, come vedete è strutturato in modo verticale, quindi in ogni riga troviamo il nome del parametro uguale valore del parametro, quindi nome uguale Douglas Noel, cognome uguale Adams, e così via, per tutte quante le informazioni supportate dal template. Come risultato abbiamo un incipit formattato in modo standard, con aggiunta di wikilink automatici, verbi, punteggiatura, virgole e così via. E non solo abbiamo un vantaggio di formattazione del testo, ma anche una categorizzazione automatica, ovvero la pagina Douglas Noel Adams, la pagina si intitola Douglas Adams, in questa pagina non bisognerà più inserire le categorie in modo manuale, ovvero la categoria scrittori britannici oppure la categoria nati nel 1952, ma ci penserà in modo automatico il template bio. Due piccole note sulla formattazione dei template. L'iniziale del nome, quando lo usiamo, non è importante, quindi qui se avessimo scritto tra parentesi graffe bio con la B maiuscola avrebbe funzionato lo stesso, e gli spazi non contano. Sostanzialmente, generalmente di solito si usano l'uguale con gli spazi, con uno spazio prima e dopo, però non è importante il numero di spazi. Lo stesso vale per gli spazi vicino alle parentesi graffe e vicino alle barre verticali. In questo caso vediamo che ogni volta si va a capo con una barra verticale, però se questa barra, come abbiamo visto prima, fosse stata dopo Adams, avrebbe funzionato ugualmente. E gli spazi vengono cancellati al momento del caricamento della pagina. Ora, veniamo ai pro e ai contro di questo template, che è uno dei più famosi. Il pro è l'uniformità, ovvero obbligare l'utente a scrivere un incipit biografico in un certo modo. Alcuni vedono questo non come un pro, ma come un contro, ovvero ci sono molti casi in cui gli incipit non possono essere uguali agli altri, ma si pensa che siano
delle cose un po' troppo forzate. Per esempio, quando aggiungiamo delle attività, siamo costretti ad aggiungere delle attività che in alcuni casi possono risultare anacronistiche. Un altro pro, questo io lo considero in realtà un pro, l'uniformità, però molti lo considerano un contro. Un altro pro è la categorizzazione automatica, come abbiamo visto. I contro sono la poca libertà, come abbiamo detto, c'è cioè una specie di trade-off tra uniformità e libertà, e il fatto che il bio può risultare complesso per i nuovi contributori, che potrebbero preferire scrivere a mano l'incipit e non utilizzare un template. Ok, questo le inclusioni multiple le accenno soltanto, ma per completezza. Un template può a sua volta essere chiamato da un altro template, come nel nostro caso. Vediamo che il template B viene usato nella pagina A, questo qui è il testo della pagina A, però nel testo del template B vediamo che a sua volta scrive parentesi graffe C, quindi B sta utilizzando C a sua volta. Infatti vediamo che nel risultato della pagina B compare la scritta bar, che è letta dal template C, e nel risultato della pagina A troviamo tutto il testo della pagina B, incluso il testo bar che proviene dal template C. Esistono dei modi per non far includere due volte la stessa cosa, e questa cosa la vedremo dopo. Perfetto. Ora iniziamo a dividere grossolanamente i tipi di template. Questa cosa non è troppo importante, però è più per far capire i possibili utilizzi dei template. I più importanti, quelli con cui sicuramente il nuovo contributore avrà a che fare, sono quelli sinottici e quelli per la citazione delle fonti. I primi sono dei box che spesso vedete nelle voci in alto a destra e servono per riassumere tutte le informazioni di una voce. E dopo vedremo un esempio. I secondi servono appunto per citare le fonti e soprattutto in modo seguendo un certo standard. Come dicevo prima, la cosa importante e la cosa molto vantaggiosa dei template è poter scrivere tutto quanto nello stesso standard e poi nel momento in cui si vorrà eventualmente fare una modifica allo standard, basterà modificare il template e tutte quante le pagine verranno modificate, la resa delle pagine verrà modificata in modo automatico. Altri tipi di template possono essere quelli di navigazione, che sono quelli che vedete spesso nelle voci in fondo, che servono per navigare da una pagina all'altra, oppure di formattazione per modificare il formato di un testo, ad esempio il grassetto, il corsivo, altre cose. I template di avviso, di servizio, questi i sottotemplate che sono template usati in altri template che sono diciamo usi avanzati o comunque più rari, non diretti al contributore alle prime armi. I template sinottici, appunto, come abbiamo visto, hanno una struttura molto simile a quella del bio, quindi spesso si scrivono in questo formato qui, andando a capo, barra verticale, nome del parametro uguale valore del parametro. E questo qui è il classico risultato che in tutte quante le voci di Wikipedia vedete in alto a destra. I template di citazione fonti, come abbiamo detto, servono per citare le fonti e ne esistono di vario tipo. Tutti quanti questi template, cita libro per le fonti bibliografiche, cita web per le pagine web, cita pubblicazione per le pubblicazioni accademiche, cita news per gli articoli di giornale e così via, hanno tutti quanti chi più chi meno la stessa resa stilistica, perché se non sbaglio si basano a loro volta su un altro template che ne uniforma lo stile. Tuttavia vengono usati alcuni template supportano alcuni parametri e altri no. Ad esempio il parametro ISBN probabilmente verrà supportato dal template cita libro, ma non dal template cita web. Ogni template deve avere per forza un suo manuale, o per forza, almeno quelli di uso più comune e soprattutto quelli di uso più complesso. Ad esempio, un infobox per poter essere utilizzato bisogna conoscere quali sono i suoi parametri. Un template di navigazione invece di solito non ha parametri e quindi potrebbe non avere un manuale. Vediamo un esempio.
scriviamo nella barra di ricerca template bio. Questo qui è il template che abbiamo visto prima. E questo è il manuale. Come potete vedere, qui vengono riassunti i parametri del template. In realtà questa è una lista ristretta, soltanto i parametri più comuni, e questa qui è la lista completa. Quindi, se andiamo a scrivere template, due punti, nome del template, apparirà questa pagina che di solito spiega il modo in cui viene usato un template. Se invece andiamo in una voce biografica, come questa, una persona a caso, modifichiamo il testo e andiamo a vedere che con l'evidenziatore di sintassi, questo qui è il template bio usato nella voce di Dante Alighieri. Come dicevo prima, il template è spesso controverso, per esempio in questo caso ci costringe a inserire come attività politico, ok? Oppure perché magari ha avuto, ora perdonate la mia ignoranza, ha avuto delle cariche politiche e quindi lo indichiamo come politico. E questo ci permetterà di, in fondo, categorizzarlo anche come politico, ok? La controversia più importante invece è quella sulla nazionalità, ok? Quindi sappiamo che nel 1300 l'Italia non era ancora unita, ciononostante Dante Alighieri viene indicato come italiano. Tornando a noi, ok, i manuali di solito sono salvati in delle sottopagine, quindi template, due punti, nome del template, barra. Slash man, che a sua volta viene inclusa come un template all'interno della pagina del template, però questo è una sottigliezza. Il controllo delle inclusioni. Come per le pagine, come per i puntano qui semplici dei Wikilink, ovvero voler sapere una pagina quali sono per una pagina quali sono i link entranti, possiamo fare la stessa cosa con le inclusioni, ovvero per un template, quali sono le pagine che usano questo template. Facciamo un esempio. Quindi per Dante Alighieri, se andiamo di lato, sotto strumenti abbiamo puntano qui, vediamo tutte quante le pagine che puntano a Dante Alighieri, oppure in questo caso a Dante, che è un redirect a Dante Alighieri. La stessa cosa si può fare per il template bio. Queste qui, come vedete, sono le pagine che includono il template bio. Ovviamente saranno tutte quante voci biografiche. Ok, ultima cosa. Per concludere la prima parte, il comando subst. Il comando subst serve per sostituire al template il suo contenuto al momento dell'utilizzo. Per esempio, se un template e se come risultato di un template otteniamo la stringa Ciao Mario, scrivendo soltanto tra parentesi graffe saluto barra verticale Mario, ad esempio vogliamo salutare un utente. Okay, e qui scriviamo il nome dell'utente, otterremo ciao Mario. Scrivendo invece subst due punti il nome del template barra verticale Mario, allora questa frase verrà salvata anche nel codice della pagina. Facciamo un esempio. Questa è la nostra pagina delle prove di Wikipedia. Noi sappiamo che questa è una cosa che vedremo dopo. Local time non è un template, ma è una variabile che ci mostra l'ora attuale. Come vedete sono le 18:32. Salvando la pagina, oh, scusate. Salvando la pagina otteniamo che qui c'è scritto 18:32, questa è la pagina salvata. Se andiamo a vedere il testo, c'è ancora local time, ok? Se invece scriviamo subst,
E sostituiamo a questa variabile o al template, la stessa cosa funziona con i template, il suo valore e viene salvato in modo permanente. Adesso vediamo che cosa significa. Pubblichiamo le modifiche. Qui viene aggiornato il minuto perché nel frattempo è cambiato, 18:33. Ora torniamo su modifica e non abbiamo più local time, ma abbiamo il suo valore nel momento in cui abbiamo salvato la pagina. Okay? Quindi adesso, anche quando saranno le 18:34, se andiamo a vedere il codice sorgente della pagina, noteremo che qui c'è sempre 18:33, perché è il tempo che il timestamp di quando abbiamo salvato la pagina con il comando subst. Quindi, se il template contiene ciao Mario, scrivendo subst saluto Mario, avremo la stringa ciao Mario salvata in modo permanente. Ora, prima di qualche domanda, ricapitoliamo quello che abbiamo detto finora. I template servono per risparmiare tempo e spazio. Con lo stesso template possiamo mantenere coerenza nelle informazioni all'interno delle varie pagine e possiamo automatizzare determinate operazioni. Questo lo vedremo fra un po'. Ogni pagina, ogni template deve essere preceduto dalla stringa template due punti, seguito dal nome del template, e per poterlo utilizzare dobbiamo scrivere il nome del template, anche se scriviamo template due punti, nome del template fra parentesi graffe funziona ugualmente. L'importante è ricordarci appunto di utilizzare le parentesi graffe. Gran parte dei template hanno bisogno di parametri per svolgere la loro funzione, altrimenti utilizzandoli otterremo sempre lo stesso risultato. I parametri dei template possono essere nominali, quelli in cui di cui siamo obbligati a specificare il nome, oppure posizionali. Ogni template ha un manuale di istruzione che possiamo consultare consultando la pagina appunto del template. Template due punti, nome del template. I template possono essere substati in modo da salvarne il contenuto attuale in modo permanente. Ora, qualcuno ha delle domande? Prima di passare alla seconda parte? Lorenzo, non so se qua in chat non ci sono domande, non so se qualcuno ha domande e apra il suo microfono. Ok, Direi se che è ness tutto chiaro. Ok, bene. Possiamo passare alla seconda parte, poi appunto. Vi ricordo sempre se avete delle domande, se volete scriverle nella chat a sinistra, poi le raccogliamo alla fine. In ogni caso, come è già stato detto in altri video, esiste la pagina Sportello Informazioni. Aiuto sportello informazioni in cui i wikipediani fanno a gara per rispondere alle domande dei nuovi contributori. Quindi basta andare su aiuto sportello informazioni, aggiungi la tua domanda. Possiamo iniziare la seconda parte, quindi. Come si crea un template? Allora, tra le avvertenze dei template vediamo un avviso abbastanza inquietante, scritto veramente così, in caps lock rosso: non modificare mai il contenuto di un template in uso se non sai quello che stai facendo. Questo da un punto di vista è giustificato, da un altro punto di vista spaventa molto. Quello che vuole dire è che se un template a sua volta è usato in centinaia, migliaia o addirittura milioni di voce, sarebbe meglio non modificare quel template, altrimenti la modifica potenzialmente errata si riverserà in tutte quante le pagine che lo includono. Ciò non significa che non possiamo usare le nostre pagine di prova, chiamate sandbox, appunto, come quella che abbiamo visto prima, le pagine di prova di Wikipedia oppure le nostre personali, per poter sperimentare un pochino con i template e prenderci un po' la mano. Ok, questo qui è il codice tipico di un template, la struttura tipica di un template. I tag più importanti, in realtà ce n'è anche un terzo, ma adesso non lo vediamo per semplicità, sono include only e no include.
Nel primo bisogna inserire, per l'appunto, come dice il nome, il codice da includere. Quindi scriviamo tra minore e maggiore il tag include only e poi alla fine, per dire che abbiamo finito, ci dobbiamo mettere uno slash. Quindi in questo caso la stringa codice da includere verrà mostrata quando usiamo il template. Qui adesso facciamo finta di essere nella pagina template due punti qualcosa, nome del template, e stiamo scrivendo questa cosa, quindi stiamo creando il nostro template. Invece, quello che scriviamo tra noInclude e noInclude preceduto da uno slash sarà il codice da non includere. Nel nostro esempio, questo è l'esempio che porteremo avanti. Abbiamo no include, scusate, tra include only e include only finito, ciao, tripla parentesi graffa, molto importante, con il nome del parametro. Ok. I nomi dei parametri, per l'appunto, vanno scritti tra triple parentesi graffe e la barra verticale vedremo tra poco a cosa serve. Quindi quando useremo il nostro template, per esempio, chiamiamolo saluto, scriveremo tra due parentesi graffe saluto, nome, due punti, qualcosa. Invece tra noInclude e noInclude scriveremo tutto quanto il codice da non includere. Ad esempio, spesso tra noInclude e noInclude viene inserito il manuale del template, che viene mostrato a chi visualizza la pagina del template, ma non viene mostrato da chi usa il template, quindi nelle pagine che includeranno il template. Questi sono tutti i modi in cui possono essere utilizzati i parametri. Quindi, come abbiamo visto prima, i parametri si dividono tra nominali e posizionali. I primi bisogna scriverli in questo modo, quindi tra tripla parentesi graffa il nome del parametro. I secondi bisogna scriverli in questo modo, quindi tra triple parentesi graffe la posizione del parametro. Quindi se abbiamo tre parametri posizionali, per chiamarli useremo rispettivamente il nome 1, 2 e 3. I parametri possono essere resi opzionali, quindi come abbiamo visto prima abbiamo aggiunto una barra verticale dopo nome. Che cosa significa? Che il template in questo punto, se il parametro è usato, allora lo restituisce, nel senso lo utilizza. Altrimenti non scriveremo niente, perché dopo la barra verticale non abbiamo scritto niente. Se, come in questo caso qui sotto, dopo la barra verticale scriviamo qualcosa, questo prova è il valore che viene mostrato se il parametro nome non è utilizzato. Quindi valore alternativo significa se uso il parametro, allora usa quel valore associato al parametro, altrimenti usa il valore prova. Oltre a valori alternativi, avremo parametri alternativi, come in questo caso. Tra triple parentesi graffe abbiamo scritto anche prova, quindi significa se il parametro nome è usato, allora usalo. Altrimenti usa il parametro prova, non il valore prova. Ora vediamo un esempio. Ovviamente esistono infinite possibili combinazioni ed usi, ovvero potremmo voler scrivere se il parametro nome è usato, usalo, mostralo, altrimenti se il parametro prova è usato, mostralo, altrimenti e così via. Questa è un'ipotetica pagina template saluto, come abbiamo detto prima, che contiene il seguente codice. Ciao. Tra triple parentesi graffe nome barra verticale. Ok? Quindi vuol dire che questo parametro è opzionale. Se in un'altra pagina usiamo questo template, chiamandolo così, parentesi graffe saluto, nome uguale Pippo, allora avremo come lo stesso testo del template, solo che al posto del parametro nome abbiamo Pippo. E quindi il risultato sarà ciao, spazio, Pippo, punto esclamativo, esattamente come è scritto qui sopra. Nel secondo esempio, abbiamo lo stesso codice di prima, però abbiamo chiamato il template senza passargli alcun parametro. Provate a immaginare nella vostra testa il possibile risultato.
Esatto. Abbiamo ciao, spazio, punto esclamativo, perché il parametro nome non è stato utilizzato e non abbiamo specificato alcun valore alternativo nel caso in cui il parametro non è utilizzato. Nel terzo caso, abbiamo assegnato un valore alternativo al nome. Quindi adesso il codice del template è cambiato. Perché come template diciamo ciao, nome utilizzato, altrimenti scrivi Mario. Chiamando il template soltanto con il nome del template, apparirà ciao Mario, perché non abbiamo specificato alcun nome e quindi il template userà il valore di default, Mario. Ok. Ora, queste le parole magiche, le magic words, le abbiamo già introdotte prima con la variabile local time. Esistono tre tipi di parole magiche: le variabili, le direttive e le funzioni parser, che come sintassi assomigliano molto ai template, però hanno un funzionamento, diciamo, obbligato dal software. Le variabili, in particolare, si usano con le parentesi graffe. Eccole qui. Sono variabili di sistema il cui valore cambia in base al sito wiki dove ci troviamo, la data e l'ora attuali e la pagina in cui la variabile viene usata. Facciamo un esempio. L'esempio classico è local time, come abbiamo visto prima. Quindi scrivendo local time e visualizzando l'anteprima della pagina, vediamo che sono le 18:44. Se invece di local time usiamo page name, verrà mostrato il nome della pagina, che nel nostro caso è questo, pagina delle prove. Eccolo qui. Se vogliamo anche il nostro namespace, Wikipedia due punti, dobbiamo scrivere o un'altra variabile prima. Namespace verrà sostituito con il namespace attuale. Due punti, nome della pagina. Oppure questa funzionalità è fornita da una singola variabile, che è questa qui, full namespace. Otteniamo lo stesso risultato. L'elenco completo delle variabili supportate si trova nella pagina Aiuto variabili. E sono tutte queste. Questi qua sono i modi diversi per formattare la data, il numero di articoli di Wikipedia, quindi se scriviamo number of articles come variabile, otteniamo il numero attuale di pagine di Wikipedia. Siamo vicini a 1.600.000. Ok, page name, tutte cose, alcune sono abbastanza avanzate e ci interessano relativamente. Perfetto. Il secondo tipo di parola magica è la direttiva, che adesso è quella che ci interessa meno. Le direttive sono scritte in questo formato, doppio underscore, nome della direttiva, doppio underscore. Gli esempi più comuni sono il no talk, per rimuovere l'indice della pagina, e adesso vediamo un esempio, oppure il no index, che deindicizza la pagina dai motori di ricerca. Ora vediamo un esempio. Tornando al nostro famoso ante, sbagliato, ma va bene anche quella in inglese. Questa è la nostra pagina di Dante Alighieri e questo qui è il nostro indice, anche chiamato Table of Contents, da cui il nome TOC. Se scriviamo in cima alla pagina no TOC col doppio underscore, vediamo che il nostro indice è sparito. Se invece in cima alla pagina scriviamo no index, non otteniamo nessun risultato visibile. Troviamo che il nostro indice è tornato e no index significa che la pagina tra qualche giorno, verosimilmente, verrà deindicizzata dai motori di ricerca. Quindi se cerchiamo Dante Alighieri su Google, per esempio, la pagina in inglese di Dante Alighieri non verrà mostrata. La terza e ultima funzione parola magica è la funzione parser.
sono scusate, non vi ho detto che l'elenco completo delle direttive si trova nella pagina Aiuto direttive. Non sono molte e sono, come dicevo, di relativo interesse. Perfetto. Infine abbiamo le funzioni parser, che hanno, come dicevo, una sintassi molto simile a quella dei template. In questo caso riconosciamo che è una funzione parser, in quanto è preceduta da un cancelletto, il nome della funzione e poi due punti. Le due funzioni parser più famose probabilmente sono if e if ecco. Se if è seguita, cioè se if è seguita da un valore non vuoto, allora mostrerà questa cosa. Quindi, se il parametro 1 è utilizzato, allora verrà mostrato il testo prova. Si può aggiungere un'altra barra verticale qui. Perfetto. Per mostrare un valore alternativo. Adesso facciamo una prova. Se nel nostro template scriviamo scusate. Ok, questo facciamo finta che è il nostro template, user due punti botcrux slash prova. Scriviamo if il primo parametro ok, altrimenti no. Questo significa che quando questo template verrà utilizzato, allora se gli passiamo il primo parametro posizionale, lui ci dice ok, altrimenti no. Salviamo la pagina. Ora questo template ovviamente mostra no perché non gli abbiamo detto nessun parametro. Questo lo possiamo usare come template perché per creare un template possiamo chiamarlo template o scrivere niente, non metterci nessun prefisso con i due punti, e quindi lui sa che dovrà andare a chiamare una pagina che inizia con template due punti qualcosa. Quindi se noi scriviamo bio, lui sa che dovrà andare a cercare la pagina bio. Se invece scriviamo qualcosa con un namespace, lui lo accetta solitamente. Quindi se proviamo a usare questo template, lui ci dice no. Ok, noi abbiamo usato il nostro template e l'abbiamo salvato in questa pagina qui, user due punti botcrux slash prova. Lo stiamo usando in un'altra pagina di prova, vedete, sempre qui come mia sottopagina. Se come primo parametro adesso gli diamo qualcosa, lui ci dirà ok. Ok? Se gli diciamo come primo parametro qualcosa di vuoto, quindi non gli diciamo niente sostanzialmente, lui in teoria dovrebbe dire no. Questa è la funzione if. Un'altra funzione è ifecq, che ha un funzionamento molto simile. Qui, come primo parametro, gli stiamo dando questo. Se il primo parametro equo significa uguale, è uguale a valore, allora mostriamo questo, altrimenti mostriamo questo. Facciamo una prova. Questo è il nostro template, modifichiamo il suo codice. Questa è la nostra funzione parser. Scriviamo if ecco. Se il primo parametro, adesso proviamo a scriverne uno nominale. Il nome del parametro sarà, che ne so, parametro par 1. Par e basta. Notare. Scusate, prima non l'ho detto, che c'era una barra verticale. Se c'è una barra verticale significa che se non glielo passiamo, allora lui prende valore vuoto. If ecco un certo valore, non lo so, ciao, allora dici ok, altrimenti dici no. Salviamo il nostro template. Lui ovviamente dice no. Ora, qui stiamo usando il nostro template. Come primo parametro gli diciamo qualcosa di diverso da ciao, per esempio prova valore, salviamo la pagina. E lui dice no.
Se invece, non mi ricordo, scusate, ciao con la maiuscola, se invece come primo valore scriviamo ciao con la maiuscola, salviamo la pagina, mi dice no lo stesso, perché? If equal. Ah, perché l'abbiamo reso nominale il parametro. Quindi dovremmo scrivere par, e il nome che gli abbiamo assegnato è par, uguale ciao. E lui dirà ok, questo sono le basi del funzionamento di tutti quanti i template che noi usiamo su Wikipedia. Ultima cosa, ok, come dicevo, anche per le funzioni parser esiste la pagina di aiuto. Quindi in questa pagina di aiuto troveremo l'elenco di tutte quante le nostre funzioni parser. Una funzione parser molto usata è anche exp per le espressioni matematiche, quindi se scriviamo exp con il cancelletto due punti 30 per 7 sarà 200, 210. Alcuni di voi potranno chiedersi perché non scriviamo direttamente 210 anziché scrivere questa cosa complicatissima? Perché, come dicevo prima, i template spesso vengono usati dinamicamente, quindi questo 30 potrebbe variare nel tempo, potrebbe variare in base all'utilizzo che si fa di questo template. Per esempio, vogliamo un template che fa le conversioni, quindi converte, da un'unità di misura all'altra, e quindi dovremmo sicuramente utilizzare una di queste espressioni. Un ultimo utilizzo dei template è l'esempio che facevo prima, che è già stato mostrato in questi webinar. In fondo alle nostre pagine di Wikipedia troviamo tutti questi template. Questi sono i template di navigazione, come dicevo, quindi servono per navigare da una pagina all'altra. Quindi lo stesso template di navigazione lo troveremo in tutte le pagine elencate in questo template. Un altro template molto importante è il template per i collegamenti esterni. Se andiamo a vedere una sezione collegamenti esterni di una pagina importante come questa, sicuramente avrà il template collegamenti esterni che ricava tutti quanti i dati in automatico da Wikidata. Come vedete qui, questi qui con la pennetta, saranno tutti quanti collegamenti esterni ricavati in automatico da Wikidata, formattati esattamente come farebbe un template cita web o cita libro, eccetera. Questo è l'esempio di cita web, che è uno dei template più usati per citare le fonti. L'ultimo esempio. Copiamo il codice del template cita web, andiamo nella nostra pagina di prova, inseriamo il nostro codice del template, URL è l'indirizzo URL che citiamo, per esempio questo, titolo. Autore. E altre cose, adesso non importa. Ok, e questa sarà la nostra fonte citata secondo lo stile concordato dalla comunità di Wikipedia. Ogni comunità ovviamente avrà il suo stile. Questo è un riassunto sulle parole magiche. Anche le parole magiche possono essere substate, come dicevamo prima. E questo è tutto. Questi qui sono i riferimenti che trovate, che abbiamo utilizzato anche oggi, per eventuali approfondimenti sui template. In particolare vi segnalo template e la pagina su come si include correttamente una pagina. Tutte le pagine, tutti i file mostrati sono presenti in questa categoria di Wikimedia Commons e le slide sono rilasciate in licenza Creative Commons. Domande? Grazie Lorenzo innanzitutto e non so se ci sono delle domande, io intanto insomma, oltre a ringraziarti, ti chiedo solo una cosa, così una curiosità, magari veramente no, ignoranza mia. I template non hanno nessun passaggio di approvazione da parte della comunità, cioè si creano e basta. Ok, è una domanda interessante. Generalmente si creano e basta, quindi specialmente i template per cui ne esistono già di equivalenti. Per esempio,
In ambito sport molto utilizzati sono i template delle bandierine. Se vediamo la pagina, che ne so, Serie A 2019-2020, anche se quest'anno è stato un po' triste come anno, vediamo che nella classifica vengono usati questi template qui. Calcio Lazio, ok? È un template che mostra questo, bandierina Lazio con il Wikilink. Quindi se andiamo a vedere template calcio Lazio, è questo qui. Okay. Gli utenti del progetto calcio sicuramente avranno creato miliardi di template di questo tipo, quindi per ogni template non è che si va a fare una discussione per approvarlo. Quindi quando esistono template equivalenti, in genere non c'è bisogno di una discussione. Di solito la discussione serve quando l'utilità del template è dubbia, oppure quando si va a creare un template che potenzialmente viene incluso in molte pagine, oppure quando di solito si crea qualcosa di ridondante rispetto a qualcosa che già esiste. Per esempio, se noi sappiamo che esiste template, non so, ricordo esattamente, template incontro di club, quindi un incontro tra due squadre sportive di qualsiasi sport, allora verosimilmente non dovrà esistere il template incontro di pallavolo, perché è ridondante rispetto al primo che già ha tutti quanti i parametri di cui abbiamo bisogno e basta scrivere, sicuramente ci sarà, basta scrivere il nome dello sport in qualcuno di questi parametri che adesso non trovo. Vabbè, comunque ci siamo capiti. Spero di aver risposto alla domanda. Sì, assolutamente, chiarissimo, grazie. Ci sono altre domande? Ciao, sì, Pietro, volevo fare una domanda sempre su questo argomento. Lorenzo, dicevi, per quanto riguarda gli stili, poi ciascuna comunità, è relativamente indipendente. Per quelli che riguardano invece i template che poi prendono parametri e informazioni Wikidata, in quel caso c'è bisogno di qualche vincolo ulteriore o ugualmente, ogni comunità è indipendente? No, anche lì l'unico vincolo è quello tecnologico, quindi se un template, se un, diciamo, se un template deve usare un certo codice per chiamare e per richiamare i dati da Wikidata, il codice è quello, quindi non è che ce lo possiamo inventare, però poi la resa estetica spetta alla singola comunità. Per esempio, se cerchiamo template Wikidata. Ok, questo template ci dà il valore di una certa proprietà, di un certo elemento. Ah no, ok, ho preso l'esempio sbagliato. Questo template a sua volta richiama un modulo che è qualcosa di molto più complesso dei template perché non è scritto come abbiamo visto oggi, ma è scritto in Lua, che è un codice un pochino. No, sì, modulo. Vabbè, non so scrivere. Lua è un linguaggio non sviluppato da Wikipedia, ma indipendente. Questo qui è il modulo che ci permette di ricavare in automatico i dati da Wikidata. Grosso modo, cioè in realtà anche questo è personalizzabile, però spesso i moduli si tende a farli un po' tutti uguali, così se in un, ad esempio, di solito si tende a conformarsi alla versione in inglese, così se c'è una modifica su Wikipedia in inglese, possiamo fare la stessa modifica da noi senza dover fare ogni volta gli stessi test, lo stesso debug, eccetera. Perfetto, grazie. Ok, Lorenzo, se non ci sono altre domande, direi che abbiamo concluso. In ogni caso, immagino
che poi eventualmente tu sia disponibile se qualcuno dovesse provare a cimentarsi. Ah, assolutamente sì. E io sono stato un po' ambiguo, questa non è la mia utenza, ma è quest'altra. Quindi se qualcuno mi dovesse contattare, Horcrux, ok, qui. perfetto. E, sì, puoi sicuramente anche dare un'occhiata, per esempio, alle voci già presenti su Wikipedia e vedere se c'è dentro un template per vedere come è fatto. È utile, almeno io l'ho trovato utile quando per la prima volta li ho incontrati. Come accennavo prima, per riconoscere più facilmente i template, di solito penso che sia disponibile a tutti questo strumento qui che è l'evidenziatore di sintassi. Ad esempio, nel mio caso vengono tutti evidenziati in viola. Ah, bello, utile. Ottimo. Dunque, allora, per cui direi grazie a tutti, grazie a Lorenzo e grazie a tutti per aver partecipato. Allora, la registrazione di questo webinar, così come quelli precedenti, verrà pubblicata, a breve sul nostro canale YouTube. Di cui vi oddio, no, volevo mandarvi il link, vi mando il link in chat o nella mail, appunto, appena chiudiamo nella mail che vi manderò. Allora, la prossima settimana, noi sospenderemo l'appuntamento con i webinar perché, per i nostri soci ci sono già due appuntamenti importanti con, la nostra assemblea che quest'anno si raddoppia in due appuntamenti, quindi non volevamo, diciamo, appesantire con altri incontri e dare la priorità ovviamente agli incontri, dell'assemblea dei soci, a cui ovviamente vi invitiamo, invitiamo a partecipare. Il prossimo appuntamento con i webinar sarà dunque, non il prossimo sabato 25 aprile, ma quello successivo, il 2 maggio, con Marco Brancolini che farà una lezione su, OpenStreetMap for Dummies, quindi le basi e come iniziare a contribuire a OpenStreetMap, alla Wikipedia delle mappe. E poi ovviamente sui nostri canali troverete tutte le informazioni, orari e l'iscrizione come sempre a segreteria@wikimedia.it. Grazie a tutti e buon sabato sera!